Eh no. Ho perso, merda. Dai che ci siamo quasi. Eccolo qua. E voilà. Bellissimo. Leccafave è un po'... non so che cacchio sta combinando, comunque c'ha tipo struzzo, no? Sei tipo instruzzato. Allora, questi qui stavano per fare un bimbo, ma vedo solo uno stronzo. Dai, fate un uccellino, su. Che poi lei l'ho chiamata bello figo, ma insomma. Oh. Aspetta, spostati. Un uovo. Troppo caldo. Allora un attimo. Troppo caldo, allora andiamo verso la montagna in cima. Andiamo verso la cima della montagna. Dobbiamo portarlo in un luogo freddo probabilmente. Come? Troppo freddo. Ma un attimo, scendiamo giù. Troppo caldo, troppo freddo. Non ho capito che clima. Qui non fa né caldo né freddo. Andiamo. Troppo caldo. Ma cos'è? Mi prendi per il culo allora? Ma dove devi stare? Forse perché pioveva, allora c'era la temperatura... Non lo so, eh. Allora, riportiamola. Proviamo... Ok, qui fa un po' freddino. Ma non mi puoi dire che fa troppo freddo. Troppo freddo. Allora, due passi là fa troppo caldo, due passi qua fa troppo freddo.
Quindi? Cambiamo. Non so neanche io dove andare, sinceramente. E se buttassimo l'uovo in acqua per favorire l'incubazione? Facciamo un tentativo, eh. Cioè, se lo butti in acqua. Troppo caldo. Ragazzi, non. Ah, forse. Proviamo a portarlo qua in alto. Però vedete, a me non mi dà il simbolino troppo caldo, troppo freddo. Proviamo a metterlo qui. Troppo caldo. E che cazzarola. Proviamo a fare così. Troppo freddo, ma accendo il fuoco vicino. Non puoi avere ancora troppo freddo. Non ha senso. Non ha senso! Accendiamo, facciamo un altro falò. Oh, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Incubazione 3 minuti. Quindi bisogna portarli in un luogo freddo e tenerli al caldo questi. Praticamente. Non lo so, forse giù di là, ma vi dico. Cioè, io ho la base qui dove punta la freccettina, eh. Cioè, stiamo proprio a due passi. A me non dava caldo, eccetera, eccetera, eccetera. Vabbè, aspettiamo. 3, 2, 1. E là! Ciao! Ciao, cucciolino! Ok, vuole passeggiare con me. Questo è semplice, lo possiamo accontentare. Gli diamo attenzioni, ragazzi, se gli diamo attenzioni ai cuccioli, loro salgono di livello. Salgono di livello più velocemente, praticamente. Vuole essere nutrito a mano, miglior bacca. Beh, questo qua è facile, si può fare. Diamogli la miglior bacca. Togliamogli tutto questo e ridiamogli il miglior bacca. Questa cosa qua non l'avevo mai fatta vedere, sta cosa qua del prestare attenzione agli animali, ma perché non, cioè, me ne sono sempre un po' sbattuto le palle, ecco, questa è la verità. Poi comunque amici che comunque ne sanno di più mi hanno dato qualche consiglio, mi hanno detto guarda, è importante fare sta cosa, perché comunque sali fai salire di livello ulteriore gli animali, eccetera, eccetera, eccetera. E niente, quindi le sto facendo. Ovviamente non, cioè, non è che riesco a farle proprio con tutti. Cazzarola! Vabbè, almeno abbiamo preso un po' di chitina. Ora prendiamoci un po' di stimolanti prima che ci riaddormentiamo. Solo che mo, adesso avendolo portato qua, se avessi avuto un. E non è che le miglior bacche si trovano così facilmente. Aspetta che te ne do altre. Ah, forse devo. No, mi sono addormentato. Dai, mi è salito l'effetto dello scorpione.
gigantesco nel giro di pochissimi minuti. Purtroppo io continuavo a raccogliere miglior bacche, ma a quanto pare non ne ho raccolte a sufficienza, quindi mi continuavo a dire vuole essere un trito a mano miglior bacche, continuavo a dargli miglior bacche e fargliele mangiare, ma a quanto pare bisogna essere più attrezzati, nel senso che magari bisogna avere anche un po' il restauro vicino che ti aiuta a raccogliere le bacche dei cespugli, perché raccogliendo la mano se ne raccolgono di meno ovviamente, e a quanto pare non si riesce a raccoglierne a sufficienza per soddisfarlo, ecco. La cosa migliore sarebbe a questo punto avere una base in un luogo ideale dove l'animale può crescere, però adesso non è che posso mettermi a costruire mille basi. Comunque, buono, dai. Insomma, già a livello 173 non è male, eh? Non è assolutamente male. Tra l'altro, considerato il fatto che se cucciolino è femmina, se cucciolino è femmina, noi bello figo ce lo prendiamo e diciamo vieni via, vieni via. Insieme a The Best gli mettiamo cucciolino e sicuramente faranno dei maschi insomma di livello molto più alto, perché lui, vedete, lui è di livello 114. Ok, il gigantosauro è sparito. Quindi direi che boh, non so, dovremmo cercarlo un po' in giro, non si sa più che cacchio di fine ha fatto. Volevo tornare per tendergli un'altra imboscata, però tutto sommato sono anche un po' felice di questa cosa. Guardate, lì a nord c'è un'isola. Non è che la grotta che mi diceva Fantasy si trova proprio su quell'isola? Andiamo a vedere. Certo che poi partendo dalla nostra base, che si trova al centro mappa, sarà un po' lunga avvicinarsi. Dovremmo arrivare con una squadriglia di raptor e poi costruire una zattera. Andiamo a esplorare quell'isola. Comunque, come hanno fatto la mappa? Questa mappa davvero è qualcosa di stupendo, veramente stupendo. È veramente fatta veramente veramente bene. Però guarda, c'è anche un drop. C'è anche un drop oro. Vabbè, guanti in chitina. Piuttosto che niente, non ci lamentiamo. Anche perché qua la chitina è sempre più preziosa. Allora, vediamo un po'. Sembra completamente deserta. Non c'è assolutamente nulla. Assolutamente nulla. Un par di palle, abbiamo un botto di raptor di livello 90, tra l'altro. Ecco, questi qui mi servirebbero per recuperare un po' di chitina. Il problema è quel raptor alfa là, quel T-Rex e quel Carnotauro alfa di livello 70 e quell'altro T-Rex. E questo tirannosauro che si è incastrato con me. Ma probabilmente c'è poco cibo da queste parti. Però non vedo traccia di. Guardate quanti altri raptor. Poi un altro raptor alfa. Perché quest'isola? Non vedo ingresso di nessuna caverna. Guardate quanti scorpioni. Qui ragazzi ci facciamo. Se veniamo fino qua. Altri raptor. Se veniamo fino qua ci facciamo una scorta di chitina che sarebbe davvero niente, niente, niente male. Vabbè, i T-Rex se ne sono andati, ragazzi. Io mi farei
scorta. Presto, scorta. Non se riusciamo a... Non so se riusciamo a affrontarle tutte però senza morire. Mamma mia, quanta cattiveria. Livello 45, ok. Chittina ce la siamo presa. Ottimo. No, qualcosina abbiamo fatto, abbiamo fatto salire anche di livello l'Argentaris. Visto che è pieno di scorpioni, ragazzi, adesso mi faccio un giretto per i fatti miei. Provo a... ad agguantare più scorpioni possibili e fare scorta, visto che ci troviamo qua. Almeno evitiamo di dover creare la zattera, eccetera, 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 eccetera. Ok, tutto... tutto... boh, allora, mi sembra strano che non ci sia un ingresso di una grotta qua. Cioè, quest'isola qui messa così... non lo so. Con anche tutta questa gente cazzuta, questi dinosauri tostissimi... Insomma, mi sembra proprio strano non ci sia l'ingresso di una caverna. Forse mi è sfuggito, boh. Io direi, però ho guardato bene, non credo che ci sia nulla. Io direi che ci facciamo anche una svolazzata da questa parte, che poi questo qui è l'ultima parte della mappa che manca da esplorare. Così, per farsi un'idea anche di cosa c'è, che tipo di dinosauri ci sono, e magari vediamo anche il gigantosauro che fine ha fatto, perché lì in quella zona è completamente sparito. E niente, insomma, anche perché io vorrei, a parte costruire una base un po' più in qua, ma... magari riuscire anche ad avvicinarmi a la grotta, quella dei ghiacci che avevamo visto un paio di video fa, e, per creare una specie di base, per insomma prepararsi un po' anche a entrare in quella grotta per recuperare eventualmente un artefatto. Questa mi sembra una zona molto tranquilla. Mi sembra un po' la classica zona, quella dove ti fanno partire all'inizio e... ahia. Dove ti fanno partire un po' all'inizio e dove non ci sono... dove non c'è gente effettivamente così tosta. Molto bella comunque anche questa zona, queste scogliere, queste spiagge, queste montagne innevate. Bella, bella, bella. Continuiamo a girare un po', facciamoci... circunnavighiamo la spiaggia. Poi, una volta che io avrò fatto tutto e sarò pronto, trovare tutte... dovrebbero essere tipo 11, mi hanno detto, le caverne. Da solo sarà un po' difficile, avrò bisogno sicuramente di qualcuno che sappia esattamente dove si trovano e che mi dica più o meno dove andare. Vedete qua? Un laghetto. Ok, stiamo costeggiando nuovamente il fiume, ok? Allora, facciamoci giusto un giretto. Andiamo a scoprire la zona nord. Vediamo se ci sono isolette, cosa c'è su quella montagna dall'altra parte. Poi dovremmo effettivamente, a grandi linee, perché appunto questa parte nord e tutta questa parte che c'è di qui sulla destra, in tutta sincerità non è che l'abbia scoperta davvero benissimo. Ciò ci serve sapere dove sono le caverne, perché se ci creiamo una base lontanissima dalle caverne... non ha moltissimo senso. Meglio averla vicina, insomma. Ecco.
Andiamo sopra. Anche qui, a parte qualche orso, qualche Argentaris, mi sembra una zona abbastanza papabile. Cioè, nel senso, la parte più difficile secondo me è quella che ho beccato nel video precedente, dove c'era il gigantosauro. Quello è il re indiscusso, lì c'abbiamo anche un Carnotauro. Proviamo a vedere che c'è qua in alto. Wow. Quella è la spiaggia. Là in fondo, non so se vi ricordate la spiaggia dove qualche video fa ci eravamo arenati perché eravamo attaccati a una creatura gigante marina che tra l'altro non ho avuto neanche modo di vedere perché siamo fuggiti e lei era sott'acqua. Questa credo sia a tutti gli effetti. Questo credo che sia a tutti gli effetti. Il punto più alto dell'isola. Qua ragazzi siamo in cima. Siamo talmente in alto che guardate quanto è grande. Guardate quanto è grande. Certo, una visione a lunga, cioè insomma, un raggio visivo più ampio non sarebbe stato male in un gioco del genere, che ti permetteva di vedere bene in modo dettagliato tutta l'isola. Sarebbe stato molto molto apprezzato, perché secondo me avrebbe regalato davvero insomma qualcosa di davvero epico. Adesso io non so se è dovuto dal fatto che magari c'è un po' di nebbiolina o altro. Dopo 500.000 ore di gioco, non facciamo incazzare il titanosauro per piacere, vogliamoci un attimo. Dopo 500.000 ore di gioco, ragazzi, abbiamo effettivamente esplorato tutta l'isola per la prima volta. Ovviamente mancano tante cose, mancano tutto quello che dall'alto non si vede, perché ovviamente non sono sceso tantissimo, però l'abbiamo esplorata praticamente tutta. La prossima mossa sarà sapere dove si trovano le caverne e andare a prendere gli artefatti.